Bene ragazzi, bentornati nel mondo di Herobrine. Oggi siamo in questo fantastico episodio e oggi andremo a fare un sacco di cose bellissime. Anche oggi andremo ovviamente all'avventura a cercare il nostro cattivo amico Herobrine, oppure Herobrino per come lo chiamano i magici. Chi so sti magici e che cacchio ne so. Allora ragazzi, come ogni episodio del mondo di Herobrine, vi ricordo che questa serie è una serie sulla mod di Herobrine, quindi tutti quanti gli avvistamenti, le cose che costruisce e che fa, sono inserite dalla mod. E quindi è inutile che mi scrivete Herobrine non esiste, e lo so che molti mi diranno: Matteo, ma perché ogni volta lo dici? Perché ci sono molte persone che guardano il video per la prima volta, cioè che guardano questa serie per la prima volta e quindi non sanno che è la mod. E quindi lo ridico. Quindi chi mi scrive Herobrine non esiste perché Herobrine sei tu, Herobrine è tuo padre che entra nel server, non lo so, è un uomo morto. Anzi, siccome si chiama Matteo, Matteo Fire, perché sono Matteo Fire, sono l'amico del fuoco, bla bla, lo brucio. Che cattivo questo, no, ovviamente scherzo. Ma quanto sto parlando, raga? Minchia, lasciate un bel mi piace, non ve lo dimenticate. Vabbè, insomma, che parliamo della nostra vita? Insomma, che mi racconta? No, scherzo, vi lascio il video. Mi raccomando, mi piace, bella. Allora, innanzitutto c'è uno zombie davanti alla porta, perfetto. Zombie, vieni qui, prego. Zack. Grazie. Un altro, c'è là la fila degli zombie. Vabbè che siamo quasi ad Halloween, che fa un dolcetto scherzetto, ma cioè, basta, no? Basta. Allora, mi sembra di aver messo a cuocere delle cose. È vero, nulla, non ho messo a cuocere niente. Infatti ci serve assolutamente del cibo. Perché il cibo? Il cibo perché ovviamente dobbiamo mangiare. Anzi, abbiamo delle patate, direi che la metà delle patate possiamo metterle a cuocere. Anzi, no, mettiamo a cuocere questo. E questo sì che figo. Questa no. Questa bellissima carne di Raw Pork Shop maialino è molto molto buona. Intanto ci mangiamo il pollo perché qua sempre servire, perché il pollo, cioè, capito? E di qua mettiamo a cuocere questo e di qua le patate. Ovviamente per chi non lo sa, vi ricordo che, ok, in teoria devo metterlo qua sopra a cuocere, ma a dettagli, che automaticamente una volta cotte le cose appaiono 3, 2, ecco, apparono, non esiste come parola, appaiono qui, esatto, e possiamo mangiarcele. Mentre facciamo queste cose vi dico che ho sistemato tutti quanti gli oggetti della scorsa puntata qui nelle casse, che diventano sempre più piene, a parte queste che sono sempre vuote, ma a dettagli. Allora, mi avete consigliato nello scorso episodio di andare sempre all'avventura, però invece di andare all'uscita quella di là, andiamo all'uscita quella di là, perché non ci siamo mai andati, quindi andiamo a vedere cosa ci offre quella zona. Perché di là sappiamo tutti che c'è il deserto con le mucche assassine, con i villager infestati e tutto. E c'è un ragno che mi dà un fastidio con questo rumore. Quando è che muore il ragno? Quando è? No, non si sa. Intanto qua c'è la notte, quindi direi di andare a dormire mentre aspettiamo che si cuociano un pochino di pezzettini di carne. Intanto è buggata la notte, ma dettagli. Perfetto, direi quindi, prendiamoci un po' di carne, un po' di patate, lasciamo le altre a cuocere, andiamoci a prendere un po' di blocchi perché possono sempre servire nella nostra avventura. Ci prendiamo un po' di blocchi di cobblestone e ci prendiamo uno stacchettino di legno in wooden planks e andiamo all'avventura. Allora, oggi, appunto, avete detto di non andare di qua verso l'uscita, quella sud, ma andare verso l'uscita ovest. Io all'uscita ovest mi ricordo di aver fatto una farm di canne da zucchero davvero molto bella, così bella che, cioè, l'ho messa in fila intorno a me, nulla di eccezionale, insomma. Però ecco, guardate che bella la doppia porta, doppia sicurezza anti-Herobrine, perfetto. Dov'è? Eccola qui sotto. C'è questa bellissimissima farm di canne da zucchero, che non è una farm, ovviamente l'ho piantata così perché potrebbero sempre servirci. Io direi andiamocela a prendere perché non ci siamo mai venuti qua, cioè quasi mai venuti qui. E ok, io ti direi pure ripiantiamole, ma cioè sinceramente non mi va di infestare tutta questa zona. Invece sì, pensa che figata, facciamo una palude gigante con le canne da zucchero. Piantiamole ovunque, tipo qua. No, non qua sotto. Che cacchio è che mi attacca lo scheletro? Tacci Pippo, magari mori. Oh, ancora, vuoi morire, scheletro del cavolo. Perfetto, io direi piazziamole tutte qui, no? Cioè, fa figo, no? Piantare tutte le canne da zucchero intorno al laghetto, al magico laghetto dei magici. Ecco, tipo qua, no? Esce una foresta di canne da zucchero. Vabbè, qui diciamo possiamo metterle un po' ovunque, ma andiamo di piazzare queste 21, ecco, magari non una sopra l'altra. Ne mancano 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, perfetto. Ecco, no, madonna quante ne abbiamo messe. Ma questa è cresciuta o ho toppato a metterla? Penso che abbia toppato a metterla, quindi la mettiamo qua. Come vedete, noi siamo usciti da lì e automaticamente siamo già a casa, perché quella è casa. Visto, cioè, è davvero molto semplice. Che cacchio è quel coso? Che cos'è questo coso? Ok, sì, Herobrine, sei tu? Herobrine, non c'è neanche una porta? Ma perché non metti le... Forse sta sopra, no, sì, sicuramente sta là sopra per entrare. Cioè, non è possibile che fai un coso senza porta. No, non c'è nulla. Va bene,
Va benissimo, va benissimo. Intanto è caduto il silenzio in questa zona, ma non si sentono più rumori e nulla. Ma ok, e entriamo, che facciamo? No. Ecco, vai, lancia le tue pozioni maledette. Guarda, ti faccio un buco di qua. E mi spia di qua. Guarda, sono di qua. Cucù. Vabbè, ma quanta vita c'ha sta cosa? Oh, e non muore mai. Muori. Vieni. Morice. Ancora. Questa mi lancia le cose. Muori. Ancora. No, quanta vita ha la strega? Quanta vita ha? Ma è buggata. Cioè, è tipo la strega di Herobrine con 10.000 di vita. Cioè, ecco, ce l'ho fatta ad ucciderti finalmente. Ma ok. Ma è vuota. È vuota, raga. Ma che cazzo. Ah, no. No, c'è un buco che scende. Perfetto, iniziamo nel modo migliore questo episodio, con una bellissima avventura. Io volevo andare di là, perché a me sembrava di aver visto un villaggio di là. Ma qui in questo episodio andremo ad esplorare questa casetta che scende. Allora, direi, mangiamo qua prima di scendere, che non si sa mai. Potrebbero esserci dei mostri, oppure, viva i fischi, dei brividi abbativiti. Ecco, potrebbero esserci dei mostri, oppure, ecco, uno scheletro che manco ci ha visto. Ma sei ciecato, ma che problemi hai? Ok, dacci le frecce. Dobbiamo farci anche un bellissimo arco. Comunque, ecco, noi vediamo da qua. Piazziamo una torcia, perché con queste torce di Herobrine rosse non si vede una ceppa con le redstone torce. Che cos'è? È un labirinto. È un labirinto. Benissimo, Herobrine, grazie per il labirinto. Io direi che il ferro comunque sopiamo, perché cioè, ci fai il labirinto, ci fai trovare pure il ferro. A noi ci fa un sacco comodo, capito? Poi è pure tanto, cioè, grazie Herobrine che ci fai trovare questo bellissimo ferro. Allora, da che parte andare? L'antico detto, l'antichissimo detto, dice: camminate lasciando sempre la parete destra alla vostra destra. Cioè, noi dovremmo seguire così. Però è un blocco unico, quindi gireremo in tondo per la vita. Quindi direi andiamo a caso, perché ci conviene. Sempre stare attenti agli angoletti, perché non si sa mai, potrebbe spuntare qualche uomo misterioso qui. Anzi, direi facciamo tipo pollicino. Ecco, mi sono perso, non è vero. Lasciamo tipo delle torce in base a dove andiamo. Tipo una torcia qua. No, non mi ispira molto questa zona. Andiamo. No, lì sono troppe vie. Anzi, leviamo la torcia qua e mettiamola qua. Anzi, mettiamola qui. E andiamo di qua. Ecco, lì non penso sia molto logico tornare indietro. Cerchiamo di andare da un'altra parte. Ecco, tipo qua. Io i labirinti li odio abbastanza, perché non sono capace a fare i labirinti. Ma cos'è? Ma cos'è? Ma gira su se stesso, ma siamo... Ok, calma, non può essere tutto così semplice. Non possiamo aver trovato già il tesoro del labirinto. Perché in teoria, no, secondo me c'è qualcosa che non va. Vediamo un po' di qua. No, di qua continua. Anche di qua continuava. Di qua continuava, sì. E c'erano anche altre c'è qualcosa che mi puzza. Secondo me non sta lì. Ma è una trappola di chest? No, è una chest normale. Boh, quasi ritorna non so dove. Ho i brividi in questo momento. Cioè, c'è un silenzio assurdo. E niente, cioè, sabbia. Viva la sabbia all'improvviso. E c'è anche un buco. Guarda che si cade giù. Lo sapevo. Sei un infame. Non mi devi fare queste cose. Guarda, io ti tappo, perché so che tanto non sarei riuscito a saltarlo e sarei morto. Sento rumori. Ah, non sono io che cammino sulla sabbia. Perfetto. E c'è nessuno? C'è nessuno? Ma è anche una cesta normale. Aspetta, forse c'è qualcosa. No. No, è semplicemente un blocco di diamanti. Abbiamo 9 diamanti. Ho paura ad aprire questa chest. Secondo me c'è terra come l'altra volta. No, invece no. It's Herobrine. Un CD, bla 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 gaming, it's Herobrine. Ma che cazzo? Rompiamo questa cassa, non so perché, e andiamocene. Ma qua si sale, ma dove si va? No, raga, secondo me ci stiamo perdendo assolutamente. Non è la... io non sono sceso da qui. No, perché non c'era la sabbia, non c'erano torce, niente. Quindi questa è un'altra uscita, cioè è un'uscita chiusa, quindi si esce. No, ma spacchiamo qua, che dobbiamo fare? Sì. Oh, siamo usciti. Ma... ma siamo qua a casa! Ma che... ma guarda! Mi ha anche spaccato tutta quanta la scala per costruire questa struttura. Ma avete capito dove siamo? Siamo nell'uscita quella segreta di casa. Qua c'è anche lascia un like, quindi lasciate un mi piace. C'è anche l'easter egg. Questa qui è la discesa quella di emergenza anti-Herobrine. Ma perché? Per quale motivo hai costruito questa cosa? Non lo so, non so cosa sia successo in questo episodio, ma ok. Mo c'è il suo CD che dobbiamo provarlo, però. Dobbiamo costruire il jukebox. E abbiamo anche il diamante. Manca la redstone. Ecco, una cosa molto importante. Mi sembra che serva la redstone per il jukebox, però. Ok, ho visto il crafting. Assolutamente non serve la redstone. Anzi, adesso facciamo così. Andiamo. Facciamo una cosa satanica di notte. Mamma che bello, raga. Mi è venuta in mente una cosa bellissima. Allora, il legno ce l'abbiamo. Sì, anche una cifra. Facciamo così. Allora, ole. E poi ci mettiamo il diamante in mezzo. Ed ecco il nostro jukebox bellissimo. Perfetto, perfetto. E i diamanti posiamoli, perché non si sa mai. Potrebbe sempre succedere. Oh, abbiamo anche l'arco. Ma chi ce l'ha dato l'arco? Uno scheletro che abbiamo ucciso? Ma ok, non me ne sono accorto. Fatemi sapere se ve ne siete accorti voi nei commenti. Ma dettagli.
Allora, intanto andiamo un attimo su, mettiamo a cuocere qua al volo il ferro qui. E poi null'altro, prendiamoci le patate che si sono sicuramente cotte e queste cooked pork chop che si sono cotte. Allora, lo so che uscire di notte con Urban in giro e con tutti i mostri è ancora un casino, soprattutto perché siamo all'inizio della serie, non abbiamo nulla di potentissimo per sconfiggere i mostri e quindi siamo un po' debolucci. Andiamo verso quella bellissima cosa che si chiama il totem. Cioè, per chi se lo ricorda, nel primo episodio abbiamo costruito il totem. Allora, facciamo così. Il jukebox lo mettiamo qua, proprio accanto al totem. Intanto mi guardo sempre intorno, potrebbe accadere di tutto. Perfetto, sembra che siamo al sicuro in questo momento. Allora, prendiamo questo coso, it's Herobrine, pronti? Via! Ma è una canzoncina normale, ma che... Spero altamente non abbia il copyright questa canzone, altrimenti mi levano il video, ma ok. I was walking through the country, minding my own business, looking for some roses and some is Herobrine, is Herobrine. I locked away my diamonds and I threw away the keys, Herobrine. 1.6 days later, I wrapped the patch paper to find there was no more Herobrine. Oh boy, I was glad. Ma un maiale si sta ingroppando il jukebox, ma dettagli. Vabbè, a un certo punto ti mette l'ansia sta canzone che finisce più. Finita? Finita. Bene, carino. Anzi, facciamo così, ci mettiamo la cassa qua. E se troviamo altri CD satanici, li utilizziamo. Ma che cazzo c'è qua? Li utilizziamo per niente. Non so per quale motivo ci siamo un blocco di cobblestone. Li utilizziamo per evocare Herobrine. Ma Herobrine non è bene. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. È stato un video un po' particolare perché non avevo intenzione assolutamente di fare un'escursione all'interno di un labirinto dove mi sono perso 50.000 volte e ci ho messo 30 anni per trovare un'uscita, ma... dettagli. E tra l'altro non pensavo neanche fosse l'uscita. E tra l'altro di nuovo dobbiamo sistemare questa scala perché ce l'ha distrutta. Fatemi sapere anche se secondo voi qua sotto c'è qualche altra cosa, perché il labirinto continuava anche da un'altra parte e noi siamo anche usciti subito di qua. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti se secondo voi dobbiamo rientrare nel labirinto in un prossimo episodio a cercare qualche altra cosa, magari chi ha già giocato la mod o cose simili. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi scuso se ieri non è uscito alcun video, ma non ho fatto in tempo a caricare la Pixelmon, perché dovevo uscire la Pixelmon e uscirà domani. Quindi non perdetevi assolutamente l'episodio della Pixelmon di domani, che sarà fantastico e farò una cosa molto molto bella. Niente, quindi per questo episodio del mondo di Herobrine è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bellissimo mi piace, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, per non perdervi i prossimi video di questa serie e delle altre serie. Commentate, passate da Instagram, che è il social network più network del social, con le foto belle. E niente, davanti per tutto, io vi saluto, linea allo studio.